La conferenza AMD in cui sono stati presentati i nuovi Ryzen serie 5000, Zen 3 è finita da poco. E credo proprio che dobbiamo parlarne. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e come ho detto è da poco finita la conferenza di AMD in cui sono stati presentati 4 nuovi processori della serie 5000 di Ryzen. Prima di tutto voglio ringraziare le persone che sono state in live con me su Twitch perché abbiamo assistito a tutta la presentazione con pareri in tempo reale, pareri su build e altre cose, per cui grazie grazie davvero. Detto ciò, da possessore di un Ryzen 9 3950X 16 core 32 thread, io non mi sento tanto voglioso di prendere la nuova controparte della serie 5000 a 16 core 32 thread, perché si tratta, a mio avviso, di un'architettura rivisitata solo dal punto di vista delle frequenze. AMD ha voluto premere molto sul topic della velocità dei core. Infatti è stato fatto vedere per lo più il 5900X 12 core 24 thread e le sue performance in single core a paragone con il vecchio tra virgolette Ryzen 9 3950X, e c'è stato comunque un miglioramento, c'è stato, ma si tratta soprattutto di frequenze. Andiamo a vedere bene il prezzario dei vari processori. Allora, qui abbiamo la bellissima Lisa Su che ci fa vedere il 5900X 12 core 24 thread a $549, il 5800X 8 core 16 thread a $449 e quello che secondo me la gente dovrebbe comprare se vuole costruire un PC da gaming, il Ryzen 5 5600X a $299. I più attenti di voi avranno già notato che i nuovi processori costicchiano un pochettino di più rispetto alla serie 3000. Io credo che l'aumento di prezzo sia giustificato da un lato, ok? Perché è stato fatto un lavoro di ottimizzazione delle frequenze e poi sono convinto all'80% che nella prossima generazione, quella a 5 nanometri, i prezzi rimarranno gli stessi della serie 5000, perché a quel punto potremo effettivamente giustificare quei 50 euro in più con sì, ok, hanno diminuito il processo produttivo. Al momento, pagare un po' più di soldi, se si ha un processore della serie 3000 per acquistare un processore della serie 5000, secondo me non ha senso. Se voi avete già un PC con un buon Ryzen 3900X o un 3950X, secondo me non ha senso fare l'upgrade, perché se voi comprate un processore 12 core o un processore a 16 core, non lo utilizzate soprattutto per giocare, ok? Lo utilizzate per dei lavori che sono molto pesanti in ambito multithreading, ok? Tipo rendering video, streaming, content creation in generale. Se invece state costruendo adesso un PC, dovete acquistare ancora le componenti. Questi processori a questo prezzo sono quelli da acquistare, perché allo stesso prezzo, in maniera bene o male simile a quella di Intel, vi offrono performance in più perché c'è stato un aumento delle frequenze tale da permettere il sorpasso in alcuni giochi di AMD su Intel, e vi offrono effettivamente qualche core in più che fanno sempre comodo. Ecco, qui possiamo vedere la bella differenza che c'è tra il Ryzen 9 3900X e il Ryzen 9 5900X, secondo un benchmark comunque fatto da AMD, quindi sappiamo che probabilmente è un gioco che AMD ha scelto con cura per far vedere le performance delle proprie CPU. Shadow of the Tomb Raider, Full HD, sul processore di vecchia generazione 141 fps, su quello di nuova generazione 181 fps, ricordo, in risoluzione Full HD. Inoltre sono state mostrate le performance migliori del 5900X sul vecchio 3900XT in vari giochi, League of Legends, PUBG, Dota 2, Formula 1 2019, Battlefield 5. Vediamo che comunque c'è una bella miglioria per quanto riguarda il gaming. Che cosa significa? Che quest'anno AMD ha fatto Intel
nel senso che al posto di lavorare a una miglioria strutturale che poi c'è stata, aspettate, perché è stato cambiato il layout interno della memoria cache. Se prima c'erano due moduli da 16 MB di cache, adesso ce n'è uno da 32, ed ecco perché è stato possibile raggiungere queste frequenze e questi risultati. Se prima si lavorava più che altro sul core count, adesso si lavora appunto sulle frequenze, nel senso che questa architettura ormai è matura, potremmo quasi dire che è vecchia, ecco perché AMD l'anno prossimo o comunque nella prossima generazione deciderà di passare 5 nanometri. Avendo capito appieno le potenzialità della serie 3000, si è potuto avere un ottimo punto di partenza per poi andare a smussare gli angoli e dire: va bene, riusciamo a tenere 12 core stabili su una certa frequenza. Proviamo adesso ad alzare quelle frequenze, tentiamo, e alla fine abbiamo raggiunto questi risultati che sono ottimi, capitemi, perché siamo sempre al di sopra delle frequenze di Intel per alcune cose. Diciamo che AMD da un lato ha fatto l'Intel, nel senso che rispetto alla generazione passata non ha cambiato il core count, ha solo alzato le frequenze, ma dall'altro lato ha fatto AMD, perché è riuscito a mantenere lo stesso numero di core, frequenze più alte, ma grazie al processo produttivo a 7 nanometri è riuscita a mantenere gli stessi consumi. Ovviamente, per avere qualche dato molto più preciso, dovremo aspettare che i chip arrivino nelle mani di recensori, perché sappiamo che AMD deve vendere il proprio prodotto, è normale che faccia vedere The Bright Side of Zen 3. È stato anche mostrato un piccolo benchmark in confronto con l'i9-10900K. In pratica, il Ryzen 9 5900X 12 core 24 thread è stato messo più o meno allo stesso prezzo della controparte Intel 10 core 20 thread e ha mostrato delle performance che sono migliori. Vediamo qui che c'è una miglioria del 21% su League of Legends, del 5% su PUBG, del 6% su Dota. Battlefield 5 non ho capito perché ha ricevuto comunque delle performance in meno, ma è stato molto onesto da parte di AMD farlo vedere. Total War 3 Kingdoms l'1%, CSGO il 19%, 6% Shadow of the Tomb Raider. Diciamo che le migliorie ci sono un pochettino dappertutto per quanto riguarda il gaming, e questa cosa mi fa solo che piacere da un lato, e soprattutto mi fa piacere per chi, ripeto, non ha ancora acquistato una CPU, perché al momento, allora, se vi state facendo un nuovo PC da zero e volete solo giocare, il Ryzen 5 5600X è la scelta che fa per voi. Ovviamente AMD dice che il chip più veloce è il 5900X. Ok, sicuramente, perché di suo in boost raggiunge i 4.8 GHz e, vedendo il processo produttivo a 7 nanometri, evidentemente la frequenza di 4.8 GHz non è paragonabile al 5.3 GHz di Intel, e quindi c'è questa discrepanza di performance che dà a AMD lo scettro per quanto riguarda le performance in gaming. Ma un prodotto interessante, molto più interessante, è questo qui, il Ryzen 9 5950X. Ovviamente 16 core, 32 thread, un totale di memoria cache di 72 MB a 105 watt, quindi uguale al processore della serie precedente per quanto riguarda i consumi, e un boost clock di 4.9 GHz. Ragazzi, 4.9 GHz significa che in overclock manuale, con un buon sistema di raffreddamento a liquido, si può spingere anche sui 4.5, 4.6 stabili. Il salto di performance per quanto riguarda i programmi di produttività non è così importante per quanto riguarda il 16 core comparato al 16 core della generazione passata. Infatti, vediamo, Premiere subisce un aumento delle prestazioni del 5%. Altri benchmark che riguardano ray tracing, lavoro CAD, lavori di compilazione, comunque ricevono dei benefici sicuramente, ma non sono benefici dovuti al core count. Le frequenze maggiori, certo che aiutano, è ovvio che aiutano, ma se acquisti una CPU a 16 core non lo fai per avere frequenze alte, perché è vero che AMD ci ha fatto vedere i consumi che rimangono quelli, ma noi non conosciamo le temperature. Ok, una CPU a 16 core riscalda molto, molto di più di una CPU a 8 core e ancora di più di una CPU a 6 core.
In game il 5950X, non so, io non lo vedo molto bene per quanto riguarda le temperature. Dovremo sempre aspettare le recensioni di chi di dovere poi per tirare le dovute conclusioni. Anche in game, ovviamente, con un boost clock di 4.9 GHz, il 5950X dice la sua. Infatti vediamo un 11% in più su Ashes of the Singularity, un pareggio su Far Cry New Dawn, un 5% in più su Shadow of the Tomb Raider e un 5% in più su Total War 3 Kingdoms rispetto all'i9-10900K. In poche parole, AMD sta dicendo sì, questo è un processore per la content creation, per lavori molto pesanti, ma se volete lavorare di giorno e giocare di notte, con questo processore potete farlo. Ovviamente il 5950X segue il trend degli altri processori con un aumento di prezzo di $50. La conferenza finisce con una piccola occhiata a Big Navi e alle performance in 4K che ha con i Ryzen 5000. Queste cose però le trattiamo in un altro video, in un video dedicato alle schede grafiche AMD. I processori invece saranno disponibili all'acquisto dal 5 novembre. Ma che cosa possiamo capire da ciò che abbiamo visto? Beh, possiamo capire che effettivamente AMD ha fatto un lavoro di ottimizzazione, non ha sconvolto il mercato come successe con la serie 3000, che all'improvviso sono arrivati processori a 12 core, processori a 16 core. Ha preso precisamente la nomenclatura e il core count della generazione precedente e ha ottimizzato il tutto affinché il ciclo del socket AM4 si potesse chiudere completando, diciamo, le falle che erano state lasciate, appunto il gaming. Sappiamo già benissimo che la serie 3000 è ottima per la produttività. Il mio 16 core 32 thread per renderizzare video, streamare altre cose non lo cambierei per nulla al mondo al momento. E vedere che c'è una controparte a 16 core 32 thread che è migliore in gaming mi fa molto sorridere, sicuramente. Ma non mi fa sentire il bisogno di fare un upgrade. Ragazzi, in linea di massima, la conferenza sarà molto bella. Chi è stato in live ha visto quanto io fossi eccitato all'inizio, quando è stato annunciato appunto il 16 core 32 thread. Io mi aspettavo, che ne so, un 20 core. Può darsi che un 20 core sarebbe andato troppo a cannibalizzare Threadripper. Ad ogni modo, se avete già un processore della serie 3000, secondo me, finché non abbiamo le recensioni in mano, è inutile cominciare a pensare di fare l'upgrade alla serie 5000 se avete già un 12 core o un 16 core, ok? Se invece avete un 8 core e un 6 core, potrebbe avere senso, perché lo scopo di un 6 core o di un 8 core non è tanto il lavoro multithreading, è anche il gaming. E un 20% in più di performance, più o meno 20, 15, 18, quant'è, può fare comodo. Ma attenzione, se invece state costruendo adesso il PC, comprateli. È la palissiana come cosa. Intel non è ancora uscita con la serie 11 con i suoi Comet Lake, per cui al momento i processori più veloci in gaming evidentemente sono proprio i Ryzen. A quanto pare AMD ha sorpassato Intel anche in gaming. Ma ripeto, dobbiamo aspettare le recensioni vere e proprie per vedere se questi dati alla fine combaciano con le performance reali. Detto ciò, io vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella, vi ricordo inoltre che lunedì, mercoledì e venerdì streamo e streamo anche in questi eventi speciali. Grazie ancora a chi è stato in live con me su Twitch a seguire l'evento e grazie ancora a voi per aver seguito il video. Ci vediamo un prossimo video sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G.